Buongiorno dallo studio in TG. Oggi, domenica 11 giugno 2023, siamo a Ponte Lagoscuro in piazza Bruno Buozzi per i Madonnari in piazza. Nell'ambito della Sagra Paesana di San Giovanni Battista, la Proloco, insieme con la parrocchia di Ponte Lagoscuro e l'associazione Voglio Volare e il comitato Vivere Insieme, hanno organizzato la performance del gruppo di artisti dell'associazione Madonnari Rodomonte di Gonzaga, Mantova. La performance consiste nella produzione di immagini di arte madonnara su supporti esportabili, in modo che le immagini non siano effimere, i quali, a lavoro finito, andranno a decorare l'interno della chiesa parrocchiale. L'evento si svolge nell'intera giornata di domenica 11 giugno, nel contesto della sopracitata sagra e, contemporaneamente, al tradizionale mercatino Il Baule in piazza. L'arte madonnara, praticata con gessi colorati, è conosciuta come effimera, ma si esprime con una particolare tecnica che può applicarsi anche ad installazioni permanenti, quali supporti in truciolare o legno, cartoncini o altro ancora. Sentiamo ora i commenti delle parti coinvolte. Buongiorno a tutti, la manifestazione di oggi è stata organizzata dalla Proloco di Ponte Lagoscuro. Ringrazio il dottor Percolaro della Proloco perché ha coinvolto il nostro istituto Einaudi, in particolare gli studenti come voi, la troupe dello Student IG di grafica e comunicazione dell'istituto tecnico e alcuni ragazzi dei servizi culturali dello spettacolo. La manifestazione di oggi coinvolgerà un gruppo di madonnari di Mantova, chiamati appunto dalla Proloco, che si esibiranno qua nella piazza Bruno Buozzi di Ponte Lagoscuro. Quindi i nostri ragazzi effettueranno un servizio fotografico all'interno dei percorsi PCTO di ex alternanza scuola lavoro. Come voi, ecco, che invece sarà la troupe dello Student IG, sarà impegnata, ecco, a produrre dei video, degli sketch, ecco, e successivamente a ottobre allestiremo una mostra fotografica e verrà proiettato il video degli studenti proprio qui nella sala Orsatti a Ponte Lagoscuro. Quindi ringrazio la Proloco per questa grande opportunità che ha dato a voi ragazzi e ovviamente a tutto il nostro istituto. Siamo in attesa che arrivi il gruppo appunto dei Madonnari di Mantova. Quindi attendiamo con ansia. Oggi è una giornata particolare. Proloco, oltre al solito mercatino, ospita anche i Madonnari, che sono alle mie spalle e che sono un'associazione che dipinge con i gessetti. Oggi ospita anche un contest fotografico dell'istituto Einaudi e quindi vi accogliamo a braccia aperte e oggi speriamo sia una bella giornata, poi il tempo ci assiste. Noi la manifestazione di oggi avviene la seconda domenica del mese. Abbiamo deciso di ospitare l'associazione Madonnari Rodomonte Gonzaga di Rivarolo Mantovano. Sono 10 artisti che realizzeranno 10 quadri, sono dei temi del Vangelo, con dei passi del Vangelo che vengono raffigurati in questi quadri. Al termine della realizzazione saranno installati all'interno della chiesa parrocchiale. È la prima volta che i Madonnari vengono a Ponte Lagoscuro e noi siamo orgogliosi di aver organizzato questa iniziativa che lascerà nel tempo arte a beneficio di tutti, dei fedeli e anche non dei fedeli. Buongiorno a tutti, io sono Angela Travagli, sono assessora alle attività produttive ma ho anche la delega alle fiere e mercati. Qui a Ponte Lagoscuro ogni seconda domenica del mese viene fatto questo mercatino che si chiama Baule in piazza. Siamo riusciti con un grandissimo contributo della Proloco, che sono bravissime ed è molto molto attiva qui a Ponte Lagoscuro, a ricreare in questa piazza Buozzi il Baule in piazza, questo mercatino con anche cose usate, ma in realtà abbiamo inserito anche altre attività, l'attività delle agricole, qualche agricoltore e anche tantissime associazioni, c'è Avis e poi stiamo lavorando anche per insediare altre associazioni qua che possono collaborare e fare rete per tutti i cittadini e oggi addirittura invece ci sono anche tutti i Madonnari e quindi c'è stato e poi c'è anche la mostra alla sala Nemesio Orsatti per cui c'è una collaborazione davvero forte e fattiva. Io mi complimento con loro perché rendono sempre molto attiva e fanno aggregazione sociale sul territorio di Ponte Lagoscuro che ce n'è bisogno con grande dignità, grande organizzazione e anche professionalità seppur nel volontariato, quindi di questo io lo devo ringraziare. Le volevamo chiedere cosa si prova a disegnare davanti a un pubblico. Emozioni, tante domande più spamparate che manco il cervello umano ti può immaginare.
dal bambino di 2 anni a arrivare alla persona di 90 anni. E cosa l'ha spinta a inseguire questa sua passione? La verità? Ho un cancro. E praticamente arrivi a un bivio dove o ti fai o ti disfi, e io ho scelto il ti fai. Come ci si sente a disegnare davanti a un pubblico all'aperto? Beh, è una bellissima esperienza, perché comunque c'è il contatto diretto e anche il lavoro è diretto, quindi non è come lavorare nel proprio studio, oppure insomma preferisco lavorare dove c'è la gente che guarda, ti chiede, c'è un lavoro più immediato, quindi magari è meno curato perché è fatto in meno tempo, però insomma è bello, ecco. Le volevamo chiedere quali sono i soggetti che preferisce disegnare. Beh, innanzitutto le figure umane, ecco, perché soprattutto per le caratteristiche anatomiche, anche per le posizioni, diciamo, che occupano nello spazio, sono molto intriganti, perché ti permettono proprio di giocare con lo spazio, no? Di capire come queste figure si sono proiettate, si proiettano, e quindi aumenta anche la difficoltà del disegno. È un po', mi metto praticamente in competizione con queste difficoltà. Le volevamo chiedere cosa l'ha spinta a seguire questa sua passione. Allora, il disegno, l'arte mi appassiona fin da piccola, quindi ho sempre disegnato. Però in particolare arte Madonnara sto seguendo dal 2018 e mi ha appassionato molto alla tematica, perché io sono credente, quindi per me la tema religiosa è molto vicina. E soprattutto quindi ho collegato l'arte figurativa con la mia credenza spirituale, diciamo, e quindi è massimo che potrei avere. Le volevamo chiedere cosa si prova a disegnare davanti a un pubblico all'aperto. È sempre molto emozionante. Infatti noi abbiamo cominciato perché appunto abito a Bozzolo, vicino alla località delle Grazie, dove si tiene questo concorso internazionale. E la prima volta che l'ho visto mi ha proprio affascinato vedere questi artisti creare un tappeto, diciamo. Lì ci sono tanti madonnari e ho sempre avuto il desiderio di provare a farlo anch'io, ecco. Molto emozionante, perché dal poco, insomma, dal niente si creano proprio delle opere d'arte, e più che altro contatto col pubblico, quello che colpisce di più è l'emozione che riusciamo a trasmettere nel pubblico, e quelle lì è molto gratificante, ecco, ci emoziona anche noi. Qual è la sua ispirazione per questi disegni? Allora, innanzitutto noi abbiamo un tema oggi che sono il Vangelo e le 8 parabole, diciamo, del Vangelo, e io sto portando il Buon Samaritano, quindi ho scelto un'opera di Caravaggio e ho deciso di portarla per questo tema. E cosa si prova a disegnare in pubblico davanti a tante persone? Allora, innanzitutto è una bellissima esperienza, perché ti puoi mettere, diciamo, a disposizione per quello che è la tua arte, quindi le persone si fermano, ti chiedono, e quindi è interessante parlare di questo. Cosa si prova a disegnare davanti a un pubblico? Non è sempre facile, perché possiamo dire la gente ti fa anche delle domande particolari a cui è difficile rispondere, e non sempre si sa la risposta giusta da dare, quindi più che altro è quello. Però è sempre un'emozione bella, perché i complimenti che arrivano, le persone che chiedono di fotografare, i bambini che ti guardano stupiti, è sempre un'emozione grande. Buongiorno a voi. Ho cercato di creare, diciamo, la storia di Ponte all'Oscuro, il mio paese, e la vita delle campagne ferraresi, quindi partendo, ripeto, dal paese vecchio, qual era nel 1800, vedete questo quadro,
Poi andando avanti fino alla distruzione che è avvenuta nel 1945, nella Seconda Guerra Mondiale, e poi facendo un percorso attraversando il periodo dell'alluvione del Po e arrivare fino alle nostre campagne, alla vita della contadina delle nostre campagne. Ci puoi illustrare cosa è stato fatto? Allora, questo è un defibrillatore che è stato impiantato da Voglio Volare e dalla FISM di Ferrara per la comunità di Ponte Lagoscuro. È uno strumento che può essere utile nel momento in cui si verifica un arresto cardiaco improvviso. Sono state formate delle persone all'uso del defibrillatore e altre ne vorremmo formare, perché la cosa principale nel momento in cui si verifica un evento di arresto cardiaco è il massaggio cardiaco. Dopo, in un secondo momento, può intervenire il defibrillatore. Questo defibrillatore sarà inserito nel circuito del 118, quindi la centrale operativa dell'emergenza avrà la collocazione del defibrillatore e la disponibilità 24 ore su 24. Questa è una teca riscaldata, illuminata e allarmata. Oggi, la giornata di oggi, guarda, è una bella giornata di sole, sicuramente indovinata, per il mercato rionale, dove confluisce qua notoriamente tanta gente di popolo. Questa è la gente più vera che viene a bonificare questa piazza. Noi cerchiamo di intercettarli come Avis, come associazione, per arruolare tra virgolette donatori che possano donare sangue. Tutti possono donare il sangue, tutti, di qualsiasi età, dai 18 ai 70 anni, di qualsiasi nazionalità, di qualsiasi gruppo sanguigno. Come sta vivendo questa giornata? Bene, soddisfacente. Abbiamo un gran sole, vedo che c'è del movimento, sono contento. Ciao da Giulia Brugnolaro e Gaia Mantuani. Tu che hai fatto il caposervizio in questo servizio, come hai vissuto questa giornata? È stata una giornata molto bella, mi è piaciuta molto questa iniziativa, il popolo si sembra molto ripreso, sembra molto vissuto con questa bella giornata. Gli abitanti, anche persone esterne che sono venuti a far visita, sembrano molto contenti. Abbiamo intervistato anche gli organizzatori di questa iniziativa, i madonnari che stanno ancora disegnando e si impegneranno a finire i loro lavori. E sembrano molto colpiti anche dai disegni che stanno facendo i madonnari, molte persone le stanno fotografando, facendo molte domande anche inerenti ai loro disegni. Speriamo che questo servizio vi sia piaciuto e ci vediamo ad un prossimo servizio in un prossimo video. Ciao, ciao. Dallo studio TG!